Questo è il nostro tempo per usare, per andare. La parola che ci chiama è quella tua. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi: getta a largo le tue reti insieme a me. Saliremo in questa barca anche noi. Il tuo vento soffia già sulle vele. Prenderemo il largo dove vuoi tu, navigando insieme a te. Buongiorno ragazzi, benvenuti. Iniziamo questo momento di preghiera salutandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Oggi parliamo del dono della fortezza. Io mi ricordo quando in seconda media stavo per ricevere la cresima e i miei catechisti mi hanno parlato dei sette doni e mi hanno detto: riceverai il dono della fortezza. E ho pensato: cavoli, questo significa che diventerò fortissimo. Vuol dire che quando giocherò a lotta con mio fratello vincerò sempre io. Così sono andato a ricevere la cresima. Però, dopo, quando giocavo con mio fratello, ho continuato a perdere. Non ho vinto. Ma allora cosa significa? Che lo Spirito Santo con me ha fatto cilecca? Forse allora significa che non funziona sempre. Poi, guardando mia nonna, ho capito. Lei ha avuto 12 figli. E un giorno un mio zio, a 50 anni, dopo una lunga malattia, è morto. E mi ha colpito la forza di mia nonna. Cioè, non ha fatto niente mia nonna, non ha potuto salvarlo, però ha continuato a vivere. Ha continuato a credere che la vita aveva senso, che la vita ha senso. Bella quella roba qui. Così è Maria. Maria abita e vive il dono della fortezza dove? Sotto la croce. Ma come? Sotto la croce, abbiamo sentito nel Vangelo, Maria è forte perché sta, perché rimane, non fugge, rimane nel dolore, senza lasciarsi schiacciare. Guardate che tutti gli amici di Gesù sono scappati, gli uomini che sarebbero forti sono scappati tutti. Maria, come donna e come madre, è rimasta tenendo fisso lo sguardo su Gesù crocifisso. E ha creduto che l'amore e la vita sono più forti della morte. Vale anche per noi, Teniamo fisso lo sguardo su Gesù e avremo il dono della fortezza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Ciao bambini, state bene? Questa settimana abbiamo un compito importantissimo, il dono della fortezza. Noi siamo forti. Proviamo a pensare un po'. Abbiamo scoperto di avere tante cose belle. Abbiamo un barattolo pieno zeppo di parole belle. E allora siamo fortissimi. Ci manca solo una cosa, imparare da Maria. Questa settimana Maria ci aiuta a capire che per essere forti davvero bisogna imparare a stare. Bisogna saper stare nei momenti belli, ma anche nei momenti difficili. Imparare a fare quello che mi piace, ma soprattutto quello che mi piace un po' di meno. Allora, questa settimana possiamo imparare ad essere forti insieme come famiglia, aiutare qualcuno in qualcosa in cui magari fa un po' fatica o è un po' stanco. Quindi possiamo fare così. Scriviamo su dei foglietti i nomi di tutti i componenti della famiglia. Poi ognuno pesca un foglietto. Non vale se esce il tuo nome, eh? Se esce il tuo nome, cambialo. Facciamo degli esempi. Se io pesco la mamma, vado dalla mamma e le chiedo: mamma, cos'è che posso fare io questa settimana per stare un po' con te ed imparare ad essere forte? E la mamma mi può dare dei suggerimenti, per esempio apparecchiare la tavola, lavare i piatti, aiutarla a sistemare qualcosa, e così ogni componente della famiglia. Però attenzione, perché quello che poi io scelgo di fare è una cosa che devo portare avanti per tutta la settimana. Mi raccomando, non è che poi mi stanco e lo faccio un giorno e poi non lo faccio più. Eh no, essere forti vuol dire tenere fede a questo impegno, cioè farlo sempre, rispettarlo. Per aiutarvi, sapete cosa potete fare? Potete scrivere un foglio, impegni per essere forti insieme. E ognuno, mamma, papà, io, mio fratello e tutti i componenti della famiglia, scrivono accanto quale impegno si sono presi per questa settimana. In questo modo ce lo ricordiamo sempre. Mettete questo foglio poi in un posto dove sapete di guardare sempre: il frigorifero, la porta, la cameretta, dove volete voi. L'importante è che vi ricordiate e teniate fede all'impegno che avete preso. Mi raccomando, dovete essere fortissimi. Buon lavoro, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, sono Giulia, terza puntata di A Gonfie Vele. Oggi dipingeremo il nostro fantastico scafo.
Ha inserito mille sfumature? Continua a seguirci, nella prossima puntata creeremo delle bellissime vele. Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già.